numerosi cinematografari, Mario Monicelli, il regista, e Ugo Tognazzi, l'attore. Ragazzi, noi vi faremo vedere tra breve un servizio di Nino Nutrizio su Altafini, su José Altafini. Il servizio si chiama Il paradosso Altafini. Perché sia un paradosso, perché Altafini costituisca un paradosso, credo che lo possiate spiegare voi meglio che noi ai telespettatori. Che se ne parli va bene, non so se sia proprio un paradosso. Cioè il paradosso sarebbe questo, che una squadra come il Milan, che nella prima parte del campionato aveva giocato benissimo, aveva avuto un seguito di vittorie... 7 punti di vantaggio. Ecco, 7 punti di vantaggio. Una volta, senza questo, senza l'apporto di Altafini, che è un grandissimo giocatore, un centravanti, uno dei migliori del mondo, una volta che è arrivato Altafini, che è stato messo in squadra, improvvisamente questa squadra, questo Milan, ha cominciato a avere dei colpi a vuoto e nello spazio di non so quanti mesi ha perso i 7 punti di vantaggio e è arrivata alla parità con l'Inter, perlomeno fino a 2 domeniche fa. Questo sarebbe il paradosso, cioè un giocatore fortissimo messo in una squadra che andava benissimo, improvvisamente questa squadra, invece di giovarsene, sembra che sia stata danneggiata. Ecco, è un paradosso per lei, è vero, cioè si può attribuire ad Altafini questo regresso del Milan fino a 2 domeniche? È un'abitudine... Nel gioco del calcio di creare le sfortune, le fortune, gli amuleti, le scaramanzie. E lei è un razionale, lei è un freddo razionale. Io credo anch'io a certe cose, ma a parte che come tifoso ci credo quando mi fa comodo. Ma nel caso specifico, a parte che Altafini è un po' me giovane, diciamo, dicono che gli assomigli. Sempre un po' ambizioso da parte. E quindi da parte di Altafini. Non so, in un certo senso, siccome a parte la simpatia mia, io obiettivamente devo dire che non mi pare che sia l'ingresso di Altafini ad aver coinciso col calo del Milan. È che il Milan, dopo aver fatto un mezzo campionato tiratissimo, è vero, sull'onda dell'entusiasmo, perché si sa benissimo che i giocatori giocano bene e continuano a giocare bene per un certo periodo, perché appunto le vittorie ce ne sono un grosso incitamento. Poi, al primo, diciamo, passo falso, anche la fatica si fa sentire sui nervi e addirittura sulla psicologia dei giocatori. Poi il gioco del calcio è fatto di questi pallonetti, di questi gol con tiri sbagliati che vanno dentro benissimo, mentre invece poi quando si comincia a tirare veramente bene in porta per vincere, no, sono tiri facili che il portiere normalmente para. Tiri telefonati. Sembrano meravigliosi, ma invece sono tiri intuibili. Io lo so perché ho fatto anche il portiere. Dove? Vorrei adesso essere uno che se ne intende troppo. Ho fatto da dilettante, ma da ragazzo mi chiamavano Zamora, e dico per chi ha una certa età. Comunque, io dico questo, a me pare che quando è entrato Altafini, a parte forse l'errore psicologico di farlo entrare subito quella partita, col Vicenza, che è una squadra sempre abbastanza pericolosa. Ma secondo lei perché Viani, che è un uomo molto intelligente, l'ha fatto entrare in quel momento? La questione di cassetta? Forse Altafini, che è un giocatore, diciamo così, simpatico, forse perché appunto un po' fatto a modo suo, a me non piace la gente così ordinata, a me Lorenzi piaceva moltissimo, perché in fondo mi divertivano le sue intemperanze, sono degli uomini giocatori, io devo dire la verità, gli arbitri con le loro autorità, direi quasi da essere soprannaturali, oggi come oggi, mi danno fastidio. In fondo quando un giocatore, vedo che va contro l'arbitro, adesso mi fa piacere. Perché siamo all'incitamento, alla rivolta, all'ammutinamento. Sì, no, io sono per i 4 arbitri comunque. Ecco perché. O perlomeno per una certa coerenza tra l'arbitro e le segnaline, non come nella partita Milan-Inter dove... Vogliamo spostare l'argomento? No, però se è vero che per una strana combinazione il Milan ha infilato una serie di prove negative, a volte per mancanza di gioco, la questione Altafini, a volte anche per sfortuna. Per sfortuna, certo. Cosa è successo? Che siccome è una lancetta che gira in un senso, ma però a un certo momento si sposta in un altro, io devo dire che con l'ultima partita del Milan contro il Foggia, e in coincidenza con la partita del Vicenza con l'Inter, la lancetta del Milan si è improvvisamente fermata. Fermata perché si è fermata proprio nello stesso momento, quindi, sia in sfavore dell'Inter che in favore del Milan. Quindi potrebbe cominciare l'era Altafini in questo campionato. Mario, ma secondo lei questo personaggio, a prescindere dalla vicenda tecnica, è paradossale? Per esempio questa sua scomparsa all'inizio del campionato,
Lei, così, da uomo della strada rispetto allo sport, come l'ha vista? Come l'ha... Ah, beh, io, per quello che ho potuto giudicare io molto superficialmente, mi è sembrata una scomparsa di carattere, come posso dire, commerciale. Se no non saprei come altro chiamarla. Sì, ma è un caso abbastanza raro, questo di un grande giocatore che scompare all'inizio della stagione, poi torna a metà stagione. Beh, si vede che non erano d'accordo per le cifre di ingaggio, oppure non so per quale altra ragione, ma comunque certamente erano delle questioni che secondo me... di carattere economico, che poi si sono appianate, per cui lui è rientrato in squadra. Io non faccio una questione di carattere morale. Dico soltanto, per ritornare al tema, che se è vero che una squadra degna di tale nome è come un meccanismo perfettamente oliato, in cui tutte le parti corrispondono, in che si inseriscono come si deve, se in questo meccanismo, che è stato messo così a punto, si inserisce un elemento nuovo che è al di fuori del meccanismo, mi pare abbastanza naturale che questo meccanismo si rompa e si inceppi e che quindi le cose vadano male. E perché non può essere successo questo con Altafini? Se è vero che la squadra di calcio è questo meccanismo. Questo io vorrei sapere. Non lo è. Ah, ecco, se non lo è, allora siamo d'accordo. Cioè, se la cosa va avanti un po' così alla garibaldina, allora va bene anche che allora Altafini non ha nessuna colpa.